Alessandro Frabetti, nato a Cento il 29 settembre del 1947, si è spento ieri mattina all'ospedale Sant'Anna di Cona, lasciando la moglie Cinzia e i due figli Federica ed Emanuele dopo aver lottato per tanto tempo contro una brutta malattia. Noto a Cento per aver interpretato il Guercino in molte manifestazioni, era stato nominato consigliere della Fondazione Teatro Bolgatti il 18 marzo scorso, durante la cerimonia di presentazione del nuovo CDA, alla quale appunto non aveva potuto partecipare proprio per motivi di salute. Da sempre appassionato per il teatro, ha interpretato personaggi come il Guercino e il Caravaggio in diverse occasioni e dopo anni di collaborazione con i vari assessori alla cultura, dal 1997 al 2004 aveva ricoperto con passione la carica di consigliere nel CDA nell'allora istituzione Teatro Borgatti. Attuale direttore artistico di una compagnia dialettale che opera a livello locale e regionale, aveva grandi piani per il futuro, tra i quali un progetto nelle scuole elementari per l'alfabetizzazione del dialetto. È con profondo dolore che ho appreso della scomparsa del nostro Alessandro Frabetti, ha detto il sindaco di Cento Fabrizio Toselli. Una persona di straordinario spessore per generosità e nobiltà d'animo, di profonda e autentica cultura. Un artista e un amante dell'arte. Cento perde con lui un punto di riferimento. Anche la presidente della Fondazione Teatro Borgatti, Milena Cariani, ha espresso il suo cordoglio. Alessandro era un uomo di altri tempi, una persona umile e galante che amava profondamente la sua città. Interprete dei più grandi personaggi centesi, si può dire che sia stato davvero parte della storia di Cento.